Salve a tutti da Luca Viscardi, siamo qua oggi con un IncuChat 3G per mostrarvi l'applicazione Twitter. Inseriamo dati di accesso. Automaticamente lasciamo accesso in corso. Ok, caricamento, è stato già aggiunto un account, quindi vediamo se al termine del caricamento appare. Dunque, vediamo in alto il menu, innanzitutto home, messaggi, citazioni. Chi sto seguendo, quindi questi sono i menu presenti. Nelle opzioni aggiorna, quindi per scrivere un nuovo messaggio, un nuovo tweet, il profilo e le impostazioni. Vediamo se, ecco, nella fase di caricamento ora ha caricato gli ultimi tweet presenti di Eigeppo, che è il contatto che stiamo seguendo, il nostro primo tweet di questo account, 4 Mobile 4. Opzioni, compone nuovo tweet, ovviamente 140 caratteri. Proviamo a scrivere, per esempio, prova. Tweet. Invio in corso. Ecco il caricamento, e ora verificheremo se effettivamente anche da chi ci segue è visto il tweet in questione. E come vedete appare scritto 12 secondi fa da My Incu Mobile, quindi registra il fatto che è inviato da questa applicazione di IncuChat. Mentre per esempio il primo, che era stato fatto per prova da PC, appare scritto da web. Vediamo che con l'aggiornamento della home è apparso il tweet di Eigeppo che è riferito al nostro, in cui conferma che quello che avevamo inserito è assolutamente visibile. Quindi in tempo reale il funzionamento direi fluido, veloce, comodo in quanto le impostazioni, le opzioni sono quelle essenziali, e comunque il funzionamento è assolutamente buono. Direi che questo è tutto, abbiamo visto una semplice presentazione sull'applicazione. Un saluto da Luca Viscardi.